Stefano è il primo dei giovani diaconi e subito comincia a servire i poveri. Li cerca e va a trovarli nelle loro case. E porta ai poveri le cose che i fratelli raccolgono quando si riuniscono a celebrare con gli apostoli la cena del Signore. Stefano sale anche al Tempio come gli altri figli di Israele per pregare con loro e per spiegare che Gesù è il Messia che le scritture antiche hanno promesso. Discutono con Stefano di tutto questo, i sapienti e i dottori, ma non possono resistere alla forza delle sue parole. Lo fanno afferrare dalle guardie e lo portano davanti al sommo sacerdote, perché lui e il suo tribunale lo possano giudicare. Stefano è giovane e molto coraggioso e non ha paura di dire chiare al tribunale le cose su Gesù. Non vogliono ascoltare le cose che lui dice, ma quando Stefano parla, sono costretti a fissare gli occhi nel suo volto, che è luminoso e bello come il volto di un angelo quando dice: «Io vedo spalancati i cieli davanti ai miei occhi e vedo Gesù vivo che sta alla destra del Signore». Furiosi lo trascinano fuori la città e con grosse pietre cominciano a colpirlo. Stefano cade ed è ferito sino a morire, ma sa ancora pregare e dire: «Signore Gesù, ricevi la mia vita e perdona a loro quello che mi fanno».